E poi tutte le volte non c'entra niente. Ma come titolo, no? Come no? Ricorda, gatto, tavolo, sto migliorando. Guarda, sto migliorando. Guarda, con l'imitazione di zucchero miglioro di giorno. Allora, abbiamo la bella famigliuola della provincia di Verona che sono con noi. E diciamo, concluderei il loro intervento perché poi abbiamo altri ospiti. E c'è la parte più importante. Bob, se tu, cioè, chi canta e chi racconta e spiega il proverbio? Lei canta, canta e sei d'accordo. Allora io farei: i genitori, mamma e papà parlano del proverbio e Alexandra canta. Perfetto, okay? Sì. Perfetto. Allora, voi sapete che io adesso vi darò un proverbio. Perché Bogdan ti allontani? Perché stai... Perché? Oh, un passo via l'altro mi arriva in mezzo al paese dopo, perché... Più parlo e più lui si sta, più si allontana, si allontana sempre di più. Tu sei sicuro che il deodorante è quello giusto? No, perché non vorrei... Irina, vieni qua, perché tuo marito senza di te veramente c'ha un po' paura. Scappa, c'ha un po' paura. È vero, è terrorizzato, ma insomma, non c'è motivo. C'è gente che dopo di questa figuraccia se n'è andata in un altro paese. Allora io adesso dirò un proverbio e voi dovrete cercare di spiegare il proverbio. Semplice. No? Vuoi cambiare? Semplice, che non lo sa neanche lui quando li legge, non li sa neanche. No, vai, sono tre, quindi stavo, partiamo da chi trova un amico trova un tesoro. Dai, questo è facile, ragazzi. È semplice. Vai. Cosa significa? Dai. Che bisogna trovare l'amico assolutamente perché ti aiuta. No, aspetta, detta così sembra che uno trova l'amante perché ti aiuta. No, l'amico nel senso che chi ha degli amici ha un valore aggiunto. Bravo, aggiunto nella vita. Ecco, quindi questo io l'avrei messa più. Io direi il vero amico, il vero amico vale quanto un tesoro. Però se un amico è molto ricco e vi dà dei soldi è uguale. Tanto meglio, tanto meglio. No, bravi, bravi, bravi. Alexandra, tocca a te. Ora Nasti invece comincerà una canzone. Bene. E tu dovrai finirla cercando di personalizzarti il testo. Questa la sai, te la ricordi quella dei Luna Pop. Vespe truccate anni 60. Girano in centro, sfiorando i 90. Dammi una special, l'estate che avanza. Dammi una Vespa. E ti porto in... Ti porto in... Dove ti porto? In brava, brava! Devo dire che Nasti in versione oratoriale non l'avevo mai sentito. Effettivamente oggi... Allora, se ci volete sfidare... Ci sta sfidando, no? Come era? One, tu scendi dalle stelle. Facciamo che scendi dalle stelle. Pronta? Uno, due, tre... Tu scendi dalle stelle, la seconda voce, vai. Del cielo e vieni in urano al freddo al gelo. Brava, 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 bravi, bravi. La prossimo, il prossimo Natale è Nasti nel presepio vivente. Guarda, il presepio vivente glielo facciamo fare. Faccio il bue e lui di solito fa l'asinello, quindi si riconosce un pochettino. Ha detto di sì. Va bene, va bene. Allora, grazie a Irina, Bogdan e Alexandra. La volete questa? Ma sì, per ricordo, tenete la scheda. Toh. Tieni anche questa, così ti ricordi di questa canzone. Hai dei soldi? Anche il proverbio? Tira fuori dei soldi. Me ne servono due perché poi abbiamo da fare la reprise. Esatto, allora, te lo do dopo il proverbio te lo do. Tanto okay. Guarda, non c'è pericolo, i soldi non li tira fuori. Io ho anni e anni che spero tiri fuori, ma non c'è verso. Va bene, tra poco continua il Vivo Open Day.